Girls, la pillola per la prima notte nuziale. Girls. E giovani spose che devono mostrare al loro marito di essere vergini. Per cui in Iran, ma presto magari anche altrove, è in vendita una pillola fantastica che la sposina introduce in vagina un'ora prima che il marito la possegga. Quando il marito la possiede, la pillola emette un liquido rosso che ha lo stesso odore del sangue, per cui il marito, quando ritira lo strumento, lo trova tutto insanguinato, capito? Lo trova tutto insanguinato. E questa informazione mi è stata data dalla bella girl Lisa Stefania Serenini, che presto si laurea in medicina e chirurgia a Bologna. E mi ha detto che mi invita per la cerimonia di laurea. Può anche darsi che poi Lisa Stefania Serenini si specializzi in ginecologia. Cari amici, io non so che dire, non so che dire. Io vi posso solo dire che nell'antichità patriarcale cominciò subito l'arte del rifacimento della verginità. Io l'ho spiegato qua, in quest'opera, La stirpe del serpente, che ora è esaurita, però presto riappare nel catalogo del Centro Leonardo di Genova. Il catalogo del Centro Leonardo di Genova è collegato con la casa editrice De Agostini ed è collegato anche con la Apple e poi la Mela. E in questo catalogo c'è già questa mia opera e questa mia opera. Beh, io non condanno questa pillola, per cui la sposina nella prima notte di nozze se la metti in vagina, e poi lo sposino, quando l'ha posseduta, tira fuori il membro tutto insanguinato. Non c'è niente di male, ci vuole così poco a rendere felici gli altri, capito? Ci vuole così poco, cari, ci vuole così poco. Ecco, io l'articolo ve lo lascio nel riassunto di questo video, così voi ve lo potete leggere nella sua interezza e fare le vostre personali considerazioni. Io ringrazio tanto la bella girl Lisa Stefania Serenini, che mi ha mandato questa bella notizia. A tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.